Etnos è il frutto della terra fertile, rocciosa e antica della Valle Peligna. La collettiva di pittura di Nunzio Di Placido, Emidio Mastrangeli, Simona Locriti, Loreta Almonte, Marco Gentile e Serenella Polidoro lega l'identità etnica di questi artisti al castello di Pettorano sul Gizio, in provincia dell'Aquila. Se sono stonata perché sono letteralmente impazzita per te. Senti, canto così sottovoce perché la mia voce in genere non piace. Da 5 mesi canto l'amore in sordina perché, caro, temo di farmi sentire. Allora, manifestazione a Pettorano sul Gizio, una splendida mostra di pittura, grandi artisti, ma anche artisti, diciamo, un po' più giovani, un po' più apprendisti, chiamiamoli così. Alla Struzzieri, come è sembrata questa mostra? Beh, molto interessante il progetto che hanno realizzato questi ragazzi in collaborazione con il veterano del gruppo, Nunzio Di Placido, che ha fatto un po' da mentore al gruppo. E, insomma, questi ragazzi peligni si sono impegnati parecchio. Sono diversi anni che portano avanti la loro ricerca pittorica, una ricerca iconica che quindi si rifà all'arte figurativa, e quindi all'arte intesa in senso classico, quella che più sta a cuore, insomma, a noi italiani. È una mostra molto interessante perché loro hanno delle differenti sfaccettature che comunque si sono riuscite ad amalgamare benissimo, e anzi ci sono anche delle influenze chiare tra di loro. So che alcuni di loro amano anche dipingere insieme, sentirsi, dare degli spunti, insomma, gli uni agli altri, quindi è davvero una collaborazione che parte dal cuore. Questo è un primo esperimento e spero, anche con l'ausilio della critica, Struzzieri, riusciremo a portare avanti questo discorso. Bisognerebbe incentivare iniziative del genere e ragazzi che hanno così tanta voglia di fare. Un invito alle amministrazioni comunali che spesso trascurano questi, non a Pettorano sul Gizio, ma altri comuni ad esempio, trascurano queste iniziative. Guardi, purtroppo le amministrazioni sono sorde e cieche, salvo poi svegliarsi e vederci bene quando appunto si portano avanti delle iniziative come questa, insomma, che sono in fondo a costo zero perché sono frutto della collaborazione stessa degli artisti e della loro ricerca di sponsor privati che hanno voluto affiancarli. Ma io mi rendo conto che non è né colpa dei sindaci né degli assessori, anzi, io ringrazio tantissimo tutti quelli che si sono interessati qui nel Comune di Pettorano perché questa cosa si realizza. Per visitare la mostra ed attingere forza dalle opere c'è tempo fino al 20 agosto.